E dai! Bravo, peccato stavolta, eh? Delinquenti! Muove sistemo io, eh! Figli de buone donne! Tutti i giorni a sporcarmi l'acqua, eh! Ma chi ce l'ha con me? Dove faccio bene io, eh! Chi è fuori, vieni che t'alliscio la schiena! Tanto non mi scappi, sai! E tu vai! Oh! A Gigalì, mi chiami un attimo Diego. A Diego, vieni un po' che te vanno. Ecco, arrivo. A Diego, che volevano? Niente, affari. Una roba per i ragazzini. Ma parla del nonno. Oh, ciao fatta. Sai, di notte mia madre mica mi fa uscire. E tu te la sei squagliata, eh? Allora, che c'è da scaricare? Certa roba che un amico mi ha caricato di ritirare e di venne. Ma non dovevamo andare in moto? No, per caricarmi sono fatto prestare la macchina da mio cugino. Andiamo, va, che si fa tardi, monta. Ciao. Ma tuo cugino non te le ha date le chiavi? No, se l'era scordata a casa. Comunque stasera per scaricare due casse te becchi in cinquantone. Scommetto che non l'ha mai visto tutto insieme in vita tua. Di la verità, eh? Oh, ma che siete matti? Volete finire in galera? In galera ci andiamo se non la fai finita. Oh, ma che state a fare? Pian po' qua. Io ste cose non le voglio fare. Tu sei venuto per darci una mano a scaricare i mostri che stai zitto, zitto, capito? Deficienti, ve volete muovere, che qui fra poco ci vedono tutti. Dai, aprite dietro. Oh, ma dove vai? Via qua, disgraziato! Enzo, squagliamoci, che quello è capace di chiamare la polizia. Consegnare. Fate silenzio e consegnate. Oh, state fermo! Arrivederci. Buongiorno. 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 Arrivederci. Calma, calma, calma. Aspetta, no.
Micheli, sei ancora lì? Allora, consegna. Sì, vengo. Ma dove vai? Portami qui il tema. Ma non c'ho scritto niente. Alle solite. Peggio per te. Ti metto un bel due. Ci ho provato, ma gli volevo spiegare. Io le volevo spiegare, Micheli. Le, al femminile. È che non mi andava di scrivere un mucchio di cose inutili. Ma come sarebbe inutili? Il tema era chi sono io. Bastava che tu scrivessi chi sei, come vivi, quello che pensi e... Ma questo a chi interessa? Ah, la pillola. Senti, certo che non mi importa quello che tu scrivi. Basta che lo scrivi in buon italiano. Sì, ma poi lei ci mette il voto a che cosa? Al tema o a chi sono io? Senti, caro, qua non siamo all'università. Qua non si fa contestazione. Qua si studia. E tu di studiare non ne hai nessuna voglia. Io vorrei essere capito. Ma pensa a studiare. Figurati, siete in 30 qua dentro. Se dovessi dar retta a tutti quanti, starei fresca. Signorina. Signorina. Mi ascolti? È tardissimo. Ciao carino, Ne parliamo un'altra volta. No, lei non mi ascolta mai. Adesso si ferma e mi sta a sentire. Toglimi le mani di dosso. Ma come ti permetti, dico io? Io certe libertà non le tollero, chiaro? Adesso vado dal preside. Altro che capire. Ti faccio sospendere, io ti faccio. Incredibile. Ma dove si andrà a finire? Diego! Vieni un po' qua. Che c'hai in mano? Fai un po' vedere che roba. Lasciatemi! Miyaki! In traia! Così un'altra volta te passa la voglia, te fa la carogna. Non ho fatto la spia, non ho detto niente. Andiamo, va, basta così. Ciao, Die. Ciao. Che ha fatto? Shh. Non ti fa sentire. Ah, papà, vieni un po' a vedere, a Diego gli hanno menato. Ah, ecco di qua. Guarda come si è conciato il signorino. Io te darei il resto, te darei. Se fossi figlio mio. Te farei fila dritta a forza e sganassoni. Bell'esempio che gli dai a ste due creature. Ciao, Vole. C'è ancora la febbre o ci marci? Ce l'ho, ce l'ho. Ma tu che hai fatto? T'ho detto di lasciarlo sta! Se non gli stai vicino ai figli miei, meglio è. Diego. Si capisce, a casa mia. È solo un posto per venire a mangiare e dormire, no? Lui entra. E non dice manco buongiorno e buonasera. Buongiorno. Ah, sfrutti pure, Ma l'imbecille so io che te do da magnà. Mamma. Che c'è? Io a scuola non ci vado più. Non te fa sentire nemmeno. Ma sai che gliene importa quello? Sei tu che vai al servizio per farmi studiare? Già, e lo vedo il risultato. Pure quest'altra croce mi vorresti buttare addosso. Se mi fai spiegare. Non c'è proprio niente da spiegare. Sei tale quale tuo padre, poveraccio. Senza arte né parte. Papà non ci ha avuto fortuna. Oh, ce n'ha avuto pure troppa. Mi ha sposato, si è fatto mantenere e è morto senza accorgersene. Meglio di così. Maria! Ma quanto ci vuole per mangiare? Ecco, momento! Dai, che ragazzino ecco c'ha fame! Buono solo a far promesse, a farsi servire, riverire. Siete tutti uguali voi uomini. Tutti della stessa razza. Ma io non ce la faccio più, non vi sopporto più. Mamma. Sì, mamma. Io me ne vado. Vedi, non fa tardi. Me ne vado da casa. Ma davvero? E chi te crede a te? E vai, va. E vai, c'ho da fare. Thank you.
su! E via su, no? E dai, eccomi. Che c'è, mamma? Porta giù la mondezza. Possibile che te lo devo dire ogni volta? Non ti va proprio di far niente a te. Che c'è? Fatta finita. Me ne sono andato da casa. E come campi? E che ne so? Troverò un lavoro. Beh, ciao, Verrei con te. Ma è quasi l'ora di mangiare. Oh, tu non m'hai visto, Specie per quelle carogne. Io a rubare non ci vado. Se ci provano a toccarti ancora, ci penso io, li faccio neri. Se ne accorgeranno tutti prima o poi. Perché ci riesco a diventare qualcuno io. Au, te saluto. C'è nessuno? C'è nessuno? Oh, che sei? Diego. Diego chi? Diego Micheli. E se conosciamo? Certo. E mica mi ricordo, sa. Come? Un paio di mesi fa, l'auto guasta. Che era un incidente? Proprio. Si era rotto il differenziale. E io ho rimorchiato col furgoncino. De notte. Sì, ero con mio padre. E vo' rimorchiato fino a qua all'officina. Bravo. Mai rimorchiato nessuno. Specie de notte. A che gioco giocamo? So, due giorni che non mangio. E c'hai pure tua madre all'ospedale? Proprio. Ma te bastano? Che? Le fregnacce che mi sta a raccontare. Buonanotte. Amore. Dica. Vuoi lavorare? Sì. Mettiti a dormire dentro una macchina. 5 ore e con occhio solo, con l'altro mi guardi al garage. Domattina ne riparliamo. Grazie. Anselmo! C'è nessuno? Sì, arrivo. Eccomi. Senti, mi togli per favore questo motorino e quella macchina che devo uscire? Subito. Oh, attento che la mia è appena uscita dal carrozziere. Stia tranquillo. Oddio. Ma porca miseria, chi lo sente adesso? E tu, ragazzino, ma che sei impazzito? Ma dico, ma ti sei reso conto di che guaio hai combinato? Io le chiedo scusa. Ma io me le sbatto le scuse. Qui hai fatto un danno di 300.000 lire. Ma sei autorizzato a spostare le macchine, a fare le manovre non qui? Non c'è neanche la patente. Ma che cacchio stai a combinare? Senti, aspetti un momento. L'ho appena ritirata ieri dal carrozziere. Guarda che roba. È autorizzato il suo ragazzo a spostare le macchine qua dentro? Ma quale autorizzato? Gli ho detto di spostare qua la macchina. Buongiorno, signor. Tutto a posto? Posso andare? Stanno a posto, non si preoccupi. Grazie. Lei che ce l'ha in ordine. Ma me la si perde un momento. Lo vede che c'è una grana con sto signore. E andiamo a questo.
Non se la prenda, Anselmo! Vai, sono becco, sto fiodra... Adesso cominciamo con le rogne dell'assicurazione. Quelli prima che pagano passano sempre 100 anni. E io intanto resto senza macchina. E vorrei dire che la macchina gli ha presto io. Ma il suo ragazzo dove sei cacciato? E non dica mio, quello mi si è imbucato poi. Ma Diego! Diego! Abbiamo combinato a fare. Hai intenzione di starci per molto là sotto? Posso venire davanti? Accomodati pure. Dove vuoi che ti lasci? Beh, dove non c'è importanza, purché sia lontano da quel garage. Era il tuo primo giorno di lavoro? Come risultato non c'è male. Una frana. Sporting Club? È un circolo sportivo? Si dice club. E io lavoro lì, se ti serve. No, grazie, non importa. Le ho già dato anche troppo disturbo. Guardi, mi lasci pure qua all'angolo. Qui? Grazie, molto gentile. Ciao. Arrivederci. Ottimo, Lori. Appena 2 decimi sopra il tuo miglior tempo. Per oggi basta, ora tocca ai ragazzi del secondo turno. Buoni, buoni ragazzi, arrivo, buoni. Ecco, ecco. Su, entrate, forza. Devi aspettare le ore qua. Ehi, tu, momento. Oh, un po'. Oh, dove vai? Ma dica a te, dove stai andando? Qui sono gli iscritti. Volevo parlare con uno che lavora qua dentro. E come si chiama? Non me lo ricordo. Ma chi vuoi prendere in giro? Forza, forza, esci, dai, no, ma lui puoi entrare, io no. Lui chi? È quello che sta nascosto là dietro. Chi? Ehi! Ma si è nascosto nessuno? Oh! Ma, disgraziato, via qua! Oh! Bravo, Lori. Stai migliorando, eh? Grazie. Questo è per te. Oh, grazie. È molto bello. Lei lo sta viziando, questo ragazzo. Ehi, ragazzi, presidente. Già è uno che si monta la testa con facilità. No, andiamo, Marco. Tu sei troppo severo. Con te stesso e con gli altri. Mm-hmm. Accidenti, si è fatto tardi. Ho un appuntamento in cantiere. Ma te ne vuoi andare? Ho detto che questo è il giro. Ma che succede? Ah, niente, ci penso io, ci penso io. Per piacere. Ah, ragazzi, come niente scherzi, sta attento. Perché io prima facevo il carabiniere. E perché hai smesso? L'avevi preso tutti i ladri? Ciao! Lo conosco, lo conosco. Ah, sì? Certo. Fortuna che è arrivato lei. Che mi dai a lei? Qui mi danno tutti del tu. Mi avevi detto di venire, siccome sto cercando un lavoro. Che sai fare? Beh, ecco, io nuoto bene. I miei compagni li batto sempre tutti. Dici? Ma a scuola non ci vai? Non più. Male. E i tuoi cosa dicono? Sono scappato di casa. Ah, ho capito. Va bene, poi mi racconterai. Giovanni! Sì? Ti ho trovato qualcuno per darti un aiuto. Quello! Così e mi svuoti la piscina! Va a lavorare! Via così, dai, forza! Tutti insieme! Alza quei tacchi, su, muoversi! Un, due, uno, due, uno, via! Hop, hop, bene, dai, così, forza, tutti insieme! Restate in gruppo, eh! Hop, hop, hop!
Oh, frena! Ricordati che tu stai qui per lavorare, non per giocare, è chiaro? Mm-hmm. Però che fisico che c'è ancora Marco, eh? Te credo, era un campione. Se non era ben certo fatto, vinceva lui alle Olimpiadi. Che fatto? Non so, affari tuoi. Giovanni! Eh? Ma sono tuoi quegli occhiali, guarda dove sono finiti. Ma come, occhiali sotto la farciatrice? Ma ferma il motore criminale, mi costa un sacco di... Fossero questi? Senti, io a te guarda che... Fermati! Vieni qui, fermati! Non stiamo sotto allenamento noi, vieni qua! Vieni qua, non per favore! Ragazzino, hai visto il mio accappatoio? No, ma se aspetti un attimo te lo cerco. So, muoviti. È questo? Ah, l'hai trovato. Ora riappendilo. Dai, cretini, smettete. Non ci sapete mettere con un ragazzino, eh? Di, ragazzino, come ti chiami? Diego. Guarda un po', Diego, ci sono le docce che fanno schifo. Puoi dare una pulita? Veramente lo pulite stamattina, ma ci ripasso lo straccio, faccio subito. Grazie, mi fai un favore. Su, guarda che roba. La signora Micheli? Sì. Buongiorno, sono venuto a portarle notizie di Diego. Maria, chi è? No, niente, niente. Dove sta? Da me, allo Sporting, è un circolo sportivo, ha una piccola paga, vitto, alloggio. Maria, ma con chi cavolo stai a parlare? Grazie tante. Guarda se si te risponde, sta disgraziata. Sapesse quanto ero preoccupata. Oh, stia tranquilla. Grazie ancora, Maria! Mi scusi, sa. Arrivederci. 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 Sì, signore, tutti i vetri, e li puliamo bene, no come l'ultima volta. Tutti? Tutti, uno per uno. Marco! Che c'è? Volevo sapere se, insomma, sei contento di me. Sì, non c'è male. No, piuttosto aiuta Giovanni a non farlo incavolare troppo. Ma, senti... Vai, vai, non perdere tempo. Ah, Giova, ma non te posso lasciare solo. Chi ha vinto? E chi ha vinto? Lori. L'ho trovato nascosto in mezzo alla tua roba. Voglio una spiegazione. Lo sai che hanno dato la colpa a Giovanni? Rispondi. Che devo dirti? Perché lo hai fatto? Mi servivano dei soldi. Balle! Lo hai fatto per vendicarti di Lori. Lo so che non lo mandi giù. Perché ti ha preso in giro. Lui ha fatto male, ma tu hai fatto peggio, comportandoti come un mascalzone. Come un vigliacco. Perché non hai avuto il coraggio di affrontarlo. Ma sì, chi te lo tocca, il tuo campione? Riportaglielo di corsa all'orologio, è tanto bravo lui. E vi fa fare sempre bella figura. Quanto sei stupido, Diego. Stupido. E orgoglioso. Mi hai proprio deluso.
Ho cercato di aiutarti, ma è inutile. Io dovrei sbatterti fuori, e se non lo faccio soltanto perché... Lasciamo perdere, va. Giovanni! Oh! Devi dare un'occhiata ai condizionatori della piscina. Tu ricordamelo, se no poi dai con me, qui sta tutto sulle spalle mie. Ma non fai altro che brontolare. Guarda qui come ti sei conciato. Devo far tutto io. Ma perché il ragazzo non ti dà una mano? Chi, quello? Lasciamo perdere, vai, è un po' dei giorni che gira a vuoto. Vuole proprio sapere che fa la notte invece di dormire. Non è che ce l'hai ancora con lui per la storia dell'orologio? Chi, io? Ah, non sono così meschino. Ma se fossi in te non mi fiderei mica tanto, eh. Lo hai sentito parlare di roba rubata, ma non da lui, o sbaglio? No, è vero, per me sei troppo buono. E magari quello lo sono. Marco! Hanno portato quella roba, è nel tuo ufficio. Vengo! Ti aspetto. Senti, stanotte torno in ufficio. Vabbè, dopo ti do le chiavi, eh. Ciao. No, è tutto sbagliato. Tu devi imparare a coordinare la bracciata con la respirazione, capisci? Ti ci vuole ancora molto allenamento. Potresti farlo di giorno. Che ne dici? Eh? Adesso vestiti, sennò ti prendi un accidente. Sì! Beh, da domani dormirai a casa mia. Qui c'è troppa umidità. Vai. Dici davvero, Marco? Dai, muoviti. Grazie. Sai, io pensavo che ti saresti arrabbiato se avessi saputo che io di notte... Mi sarei arrabbiato se tu fossi andato a fare qualcosa di poco pulito la notte. Lo so come succede alla tua età, quando la famiglia è come se non ci fosse. Prima o poi finisce che uno va dietro a qualche delinquente e dopo diventa molto difficile tornare indietro. Sai... Dimmi. Adesso te lo posso dire. Una cosa del genere stava per succedere anche a me. Però non ci sono cascato. Bravo. Invece a me è successo e sono sbagli che si pagano cari. Da ragazzo stavo per diventare un campione. E invece mi sono rovinato la carriera. L'hai vinto tutto tu? Sì, da ragazzo. Beh, ti sei incantato? Mark Spitz. Se ti piace tanto te lo regalo. Dici davvero? Certo. Staccalo pure. Lui sì che è stato un campione, forse il più grande di tutti. Mi piacerebbe diventare come lui. E a chi non piacerebbe? Chissà se ce ne sarà mai un altro di Mark Spitz. Difficile, quelli sono fenomeni. È chiaro che ci provano tutti a cercarlo, tutti gli allenatori, voglio dire. No, scusa, aspetta, non lo piegare. Ti trovo un contenitore così non si rovina. Eccolo qua. E lo cerchi anche tu uno come lui? È naturale, sempre. Adesso sto provando con Lori. Chissà. A me sta talmente sullo stomaco quello. Diego. Vabbè, scusa, si dà un sacco di aria. Sì, forse non hai torto, però non mi piace sentirtelo dire. Vedi, Lori crede di essere già un campione. Invece uno non può diventare un campione se prima non diventa un uomo.
Per me non è né l'uno né l'altro. Nello sport, se non sei uomo, vali zero. Vieni a vedere la tua stanza. Eccola qua. Tutta per te. E tu dormirai qui. Bello. È la stanza di mia sorella. Claudia studia violoncello al conservatorio. Ah. Si vede? Si vede, sì. Tanto fino a quando cominciano le vacanze, lei non la usa la sua stanza. E poi, francamente, a me un po' di compagnia non mi dispiace. Allora, che ne dici? Beh, non vorrei approfittare, hai già fatto... Sì o no? Sì. Altro che... A posto! Avevi proprio ragione, quel ragazzo aveva la stoffa. E noi che lo tenevamo a lavare i pavimenti. Bella fregatura. Adesso a me chi m'aiuta? Su, vai, 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 forza, forza! È finita, andiamo! Diego! Fermi, fermi! Lori! Ma bravi, bello spirito di squadra. Vergognati. Ma che hai capito? Mica facevamo a botte. Era una sfida così per vedere chi era più forte. E piantala di fare l'angioletto. Se questo qui entra in squadra, esco io. Scelga. Per quanto ci riguarda, preferiamo avervi tutte e due. Ma questi sono capricci da ragazzino, Lori. Una volta vince Diego, una volta vincerai tu. Con voi due squadre non ci batte più nessuno. Su, datevi la mano, forza. Lori. Bella affare. Adesso ci resti solo tu. Beh, speriamo bene. Andando forte, considerando che è solo un mese che fai agonistica. Naturalmente dovrai fare gli stessi tempi alla selezione delle squadre di club. Te la senti di farcela? Spero di sì. Vedremo. Perché in questo caso potremmo fare un pensierino sulle Olimpiadi. Davvero, Marco? Sì, ma non ti montare la testa, ne hai ancora di strada da fare. E tu mettimi sotto, giorno e notte, se necessario. Bene, vatti a vestire adesso, vai. Presidente... Aspetta, aspetta. Ogni mese avrai un piccolo stipendio, così non dovrai fare altro che pensare ad allenarti. Marco! Contento? Marco! Su, vai a cambiare, vai. Ehi, qual è tua sorella? Beh, non ti puoi sbagliare. Guarda bene. È la terza volta che molli. Oh, oh, oh. Hey,
E piantatela! Rompi scatole, uffa! Che tipo? E questo è niente, vedrai. Tu prova a discuterci. Ciao! Che fa? È impazzita! E che sarà mai? Una frenatina! Ti aiuto? Se ti va? Allora? Un momento! Vi trattenete molto? No, tenga pure il motore acceso. Ma che altro vuoi? Te l'ho già detto, grazie. Dato che facciamo la stessa strada. Oh, va, dammi qua. Ciao. Ciao. Dai pure. Ma questo chi è? Questo è Diego. Ormai è di casa, dorme da noi. Salta su. Sarebbe da noi. Sarebbe a dire che sto in camera tua. Sì, e io dove dormo, che ho vacanza fino a lunedì. Si arrangerà sul divano. Quanti ne hai già ammazzati con sto coso? Ah, volevo cominciare da te, ma mi è andata male. Cercate di fare amicizia invece di litigare, su. Cominciamo bene, cominciamo. Che bella vacanza si presenta. Vai a fare un bagno, Zorro, vai. Buongiorno. Buongiorno. Allora, avete scelto? Sì. Oggi c'è una matricana speciale. Bene, ma per tutte e due? Uno, due, due. Tre. Dopo che gli preparo. Bene, ci ho fatto un po' di bello che sei. E vai a fare nessuno. Di Marco, ma sì? Claudia sa ballare? Da tu. Ti va di scherzare? Con il che c'è. Ah, è una peste, sa fare tutto. Più che altro distrugge. Qualche volta suona anche, è una vera artista, eh? Scusi, che ci metto con lo scontadito? Ah, con lo scontadito? Sì, che ci metto? Beh, faccio un po' meglio. Faccio io, sia tranquillo. Ah, senti, potete venire a te, bello il mio comune di casa. Feelings of love. Di Claudia, sai ballare? Ballare io, certo. La aiuto! Claudia! Oh, aiuto! Ma con te non c'è proprio gusto. A bocchia ogni scherzo. Claudia? Vieni fuori, dov'è Marco? Io vorrei sapere chi è quell'imbecille che ha telefonato in segreteria dicendo che mio fratello era qui. Facciamo la pace. Va bene, per questa volta te la passi liscia. Mi sai dire che c'era di tanto importante per farmi lasciare Beethoven? Perché? È più bello di me? Tu hai poco da scherzare, sai, ignorante. Guarda che lo so chi è, quello sordo. Ha fatto un disco con un arrangiamento di un certo Deodato. Una vera bomba. Oddio, siamo le bestemmie. Beh, se fai così, guarda che non ti dico più niente. Beh, che dovresti dirmi? Senti, sabato e domenica tu hai vacanza, vero? Perché allora non vieni con me e Marco al meeting di nuoto? C'è il campionato nazionale dei clubs. E tu magari sei in gara, no? Sì. Ah, mi piacerebbe tanto venire. A me il nuoto mi fa impazzire. Non perdo una gara. Che noia. Sì, lo so. Marco me l'aveva detto che sei ignorante di nuoto. Nello stesso modo come io per la musica. Per non parlare dell'italiano. Come io? Senti, ti saluto o perdo la lezione? Beh, almeno potresti farmi gli auguri. Auguri? Grazie tante. La gara dei 100 metri alla quale partecipano i migliori campioni italiani come Pangaro, Revelli e Guarducci, il quale adesso imprime maggiore potenza alla sua azione e sembra guadagnare terreno sui due atleti tuttora in testa. Adesso vediamo la virata prima dell'ultima vasca. Vira prima Guarducci, poi Revelli, Pangaro, Franchi, che ora affrontano l'ultima vasca. Stiamo assistendo ad un finale magnifico. Revelli sembra guadagnare terreno, supera Pangaro, si affianca a Guarducci. Guarducci resiste mentre assistiamo a un ritorno prepotente di Pangaro. Eccoli, primo Guarducci, secondo Pangaro, terzo Revelli. Vittoria di Guarducci con l'ottimo tempo di 51,28. Secondo Pangaro a 53,08. Però quel Guarducci non lo batte nessuno, eh? Preparati che adesso tocca a te. E in bocca al lupo, eh? Crepi. Stanno ora per scendere in acqua i partecipanti alla gara dei 200 metri stile libero categoria juniores per il campionato italiano di club. Zero. Eccoci al via.
In prima corsia Giorgio Balsecchi della Rarinantes. In seconda corsia Diego Micheli dello Sporting Club. Concorrenti, a posto! Sono partiti. Vai! Vai, Diego, vai! Federico Giraldi della Libertas passa subito in testa. Balsecchi è in seconda posizione. Terzo è Bianchi della Canottiera. Fino a questo momento il tempo è discreto, anche se lontano dai limiti nazionali. All'inizio della seconda vasca le posizioni non sono cambiate. Vai, vai, vai! Giraldi mantiene la prima posizione in scioltezza, insidiato da Balsecchi sempre regolare. E ora da un prepotente ritorno vai, di Bianchi, velocissimo, nella virata dei 100 metri. Vai! A metà del percorso le posizioni non sembrano contate. Ecco i concorrenti all'ultima frazione. Adesso il tempo è buono. La gara sembra ormai decisa. Seduto! Un momento. Vediamo Micheli che si sta producendo in uno sprint poderoso. Supera gli avversari, si affianca a Giraldi, lottano fianco a fianco. Finale entusiasmante. Adesso! È un campione! 1,58,7. Secondo Giraldi, terzo Bianchi. Di notevole valore l'impresa del giovane Micheli che ora salirà sul podio del vincitore. Premiazione dei 200 stili libero Juventus. Ai, che sei forte! Primo assoluto e campione italiano Diego Micheli dello Sporting Club. Beh, ora ce l'hai o no il campione da portare alle Olimpiadi? Calma, calma, che sei ancora 3 secondi sopra il record europeo. Ci risiamo, prima devo diventare uomo. Sì, sì, sfotti, sfotti. Bravo, Micheli, bella gara. Ciao, ciao. Ciao. Complimenti, eh? Grazie. Hai trovato un campione. Diventasse come te. Ehi, Diego. Sì, che diavolo ci fai tu qui? Non dicevi che il nuoto ti fa schifo? Mi sembra chiaro, se no starei là fuori a guardare. Peccato, mi sarebbe piaciuto se facevi il tifo per me. Perché? Ti è andata male? Sono solo arrivato prima. Chissà com'è contento Marco. Perché tu no? Va a vestirti, sei giallo come un limone dal freddo. Ci vediamo al ristorante allora. Ah, Marco ci aspetta là. E se non ti dovessero far entrare, di che sei la ragazza del nuovo campione. Ti piacerebbe, povero scemo? Chi ha visto la mia borsa? Guarda un po' se è questa. Allora, cosa è stato? La pressione è bassa. Potrebbe trattarsi di stress da superallenamento. In effetti il ragazzo potrebbe aver consumato molte più energie di quelle che il suo fisico era in grado di spendere. Dai, rivestiti. È una cosa grave? Non so cosa risponderti finché non ho in mano un quadro clinico completo. Ti aiuto io, Diego, aspetta. Farà 3 mesi, ci sono i campionati internazionali. È un bel guaio se Diego non potrà parteciparvi. Thank you.
È negativo. Tutto negativo. Ora passiamo al cranio. Ma allora non c'è speranza? In teoria una speranza c'è sempre, sì, ma non illudiamoci. Il caso è molto difficile, ma noi medici non ci dichiariamo mai sconfitti. Intanto procederemo ad una cura a base di sostanze cortisoidi, di trasfusioni, di dialisi, nella speranza di poter rallentare il male, rallentarne i progressi perlomeno, se non arrestarlo completamente. Ma il ragazzo che deve fare adesso? Deve restarsene così, ad aspettare in un letto? No. Noi consideriamo il movimento, il nuoto in particolare, come un eccellente metodo per ritardare la metastasi del morbo. Ma naturalmente il nuoto praticato in maniera terapeutica, non agonistica. D'altronde, se la nostra diagnosi risulterà giusta, purtroppo lei stesso vedrà lentamente e progressivamente il corpo del ragazzo disfarsi. E sarà il ragazzo stesso a chiederle di smetterla. Ciao. Che vuol dire sta roba? Cosa vuoi che ne sappiano? Non faccio mica il medico io. Ci stanno un sacco di paroloni. Ma chi avrò veramente? Potrò tornare a allenarmi? Che domanda, ma sicuro che potrai. Siediti lì. Marco, tu ci hai parlato col medico, vero? Sì. Dimmi la verità. Se non me la dici tu, che sei il mio unico amico, che me la deve dire? Senti, Diego, bene non stai. Questo lo capisci da solo. Ma io a Amsterdam ci voglio andare. Ma sì, ragionevole. Tu adesso hai soltanto bisogno di curarti. Sei un ragazzino, hai un mucchio di tempo, eh? Che fai? Ti rimangi tutto quello che hai detto? Un'occasione del genere capita una volta nella vita. O non hai fiducia in me? Credi che mi sia montato la testa come Lori? Ma che discorsi fai adesso? Ti ubbidirò, te lo giuro. Farò qualsiasi sacrificio, ma la voglio fare quella gara. A costo di rimanerci in piscina. Su, Diego, su, su. Ti dico che ce la farai. Ce la faremo, anzi. Parola, ti aiuterò io. A costo di litigare con i dottori. Scusami, sono un ragazzino. Ma piangere. Non c'è niente da scusare. Anche gli uomini piangono, sai. Ti ho fatto male, campione? Ma che? Ecco fatto. E adesso stai qui buono per una decina di minuti, ma non alzarti, eh? Mi do una sciacquata le mani. Ti accompagno. Ma dai, che lo so dov'è il bagno. Resta con lui, è meglio. Visto che roba? C'è un bell'articolo sulla tua vittoria. No, 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 è in terza pagina, non esageriamo, eh? Ah, in terza pagina. Eccolo qua. Visto? Leggi, leggi. Non ci vedo bene. Le lettere mi sembrano un po' sfocate. Dai qua, te lo leggo io. Che cos'è questa macchia nera? Ma questa è... Questa è la tua foto, Diego. Ma io non ci vedo. Non vedo niente, niente. Perché non ci vedo?
povero figlio mio. No, non faccia così, signora. Lo stanno curando molto bene e oggi la medicina fa miracoli. E poi Diego ha un fisico eccezionale, mi creda. Non c'ho il coraggio, è come se l'avessi abbandonato. Non è stata colpa sua, signora. Se non è colpa mia, magari. L'ho lasciato andare via di casa senza muovere un dito. Sono una disgraziata. Perché non gliel'ho fatto mai capire che gli volevo bene come agli altri due. In questo momento ha bisogno dell'affetto di tutti e del suo più di ogni altro. E se non mi vuole? Se non mi vuole più? Non aspetta altro. Ha bisogno di lei. Lo aiuti. Buongiorno, professore. Professore. Come va, campione? Si direbbe proprio che ti abbiamo rimesso in sesta, eh? Ci avevi dato troppo dentro. E non si può pretendere tanto dal proprio fisico. Professore. Sono già 5 giorni che sto qua dentro. Quando è che mi farà uscire? Probabilmente entro agosto. Infermiera, lo sollevi, per favore. Subito, professore. Respira forte. Ancora? Ma ad agosto quando? Beh, diciamo, uscirai qui, più o meno. A un patto, però. Per ora non devi più pensare al campionato europeo. Ma io voglio ricominciare ad allenarmi. Mancano meno di 3 mesi. Ah, prometti. Va bene, come vuole. Diego! 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 Diego, sei impazzito! Esci di lì subito! Diego! Vieni fuori! Diego, via! Vieni via, Diego, esci! Fuori! Non ti posso lasciare solo, accidenti. Su, asciugati. Ti ho accompagnato perché volevi stare un po' in piscina, mica per buttartici dentro. Ma vuoi guarire, sì o no, eh? Ma che guarire, guarire? Mi sento uno straccio. Ho i muscoli che non mi reggono e faccio fatica a respirare. Ma a chi la racconti? Tempo 2 mesi e sei di nuovo in vasca, vedrai. Senti, sui campionati di Amsterdam ci abbiamo messo la croce sopra. Ma le Olimpiadi? Per quelle abbiamo tempo. Ma quale tempo? Le Olimpiadi ci sono fra 2 anni. E io tanto tempo non ce l'ho più. No. No! Noi ce la metteremo tutta. Forza, campione! Muoversi! Vai! Thank you.
Com'è che non hai finito tutto? Non era un granché, eh? Marco. Eh? È inutile continuare ad illuderci. Non ce la potrò mai fare. A chi vuoi darla a bere tu? Basta che lo decidi e nessuno può batterti. Sono quelle porcherie che ti danno, ecco cosa. I medici sono i primi a dirlo. Ma è buon segno, vuol dire che in qualche modo agiscono. Dammi retta. Tempo una settimana e torni più forte di prima, ma devi volerlo tu. Guai a te se ti lasci andare. Eh? Anzi, sai cosa ti dico? Alzati in piedi, prova a sollevare questa sedia, forza. Prova. Ma non ce la farò mai. Pure questo tentativo, purché naturalmente se ne assuma tutta la responsabilità. Nella mia casa di campagna sono certo che si riprenderà. A stare qui dentro lui si deprime, non trova più la forza di reagire. Beh, io spero che lei abbia ragione, ma mi raccomando, deve seguire scrupolosamente tutte le terapie e disciplinare ogni sforzo. Vedrà che l'aria buona lo trasformerà. Benvenuto all'eremo. Andiamo, Zorro? Allora. Ehi, Marco, ma che animale è quello lì? È una comunissima papera muta. Si vede che non vieni spesso in campagna. Zorro, andiamo. Vieni. Sento un po' arrugginito qui. Marco. Eh? Siamo d'accordo che Claudio non deve sapere niente, eh? D'accordo. Ti sei portato le medicine? Un'intera farmacia. Una pasticca ogni due ore. Che strazio. E non sei contento? Almeno l'hai finita con le iniezioni. Guarda, ti piace la nuova palestra? È fantastica. Puoi dirlo? Sì. Claudia, Claudia! Ma che vuoi? Vieni, andiamo a fare un giro. Ok, d'accordo. Dai, salta in gara. Ma la sai portare almeno questa trappola? Chi, io? Se mi iscrivessi vincerei il Giro d'Italia. Thank you.
Eccomi. Questa è la mia stanza. E quando mi chiudo qui voglio essere lasciata in pace. Ma chi ti fila per niente? Attenta, Claudio, un topo! A me i topi mica mi fanno paura. Se hanno fame, sono guai. Guarda un po' questo come l'hanno ridotto. A te fanno schifo i ragni. Guarda quanto è grosso quello lì vicino a te. Sì, perché io ci credo, eh. E guarda allora. Claudia, Diego, venite qui. Devo far tutto io, eh. Noi due dormiremo lì. Che lettoni. Ehi, ma c'è una montagna di polvere. Credevo fosse tutta di là. Ci vuole la maschera antigas. È naturale che c'è la polvere. Sono più di 3 anni che non venivamo qui. Diamo una bella ripulita, eh. Sì, sempre che l'intellettuale ci dia una mano, eh. Che? Me lo scordate. È già tanto se do una pulita in camera mia. Dì, ma che sei, femminista? Beh, io no. Vieni qui a darci una mano, dai. Tu sei matto. Aio. Ancora una volta, forza. Dai, forza. Dai, su, su. Dritto con la schiena, dritto, dritto. Tira su, dai. Ecco, piano, piano, respira. Su, non far finta di essere stanco che non mi freghi. Su, tira su adesso. Solleva, dai. Su, forza. Ancora. Dai. Beh. Marco, ma è tutto inutile, tutto. Ehi! Muoviti! E adesso torniamo a prendere i vestiti. Via! Ma non ce la faccio! Forza! Piegati, piegati di più. Su! Dai! Ma cosa mangia, Claudia? Abbiamo finito tutto. Abbiamo o hai? Tutto non ancora. Allora, gente, che cosa avete preparato di buono? Che cosa avevate preparato, vuoi dire? Ah, beh, allora sarò costretta a farmi 2 salsicce. Se raddoppi la dose ti faccio compagnia. Ok. Beh, ma che sei, senza fondo? Ho detto solo 2. Sai, Marco? Dimmi. Non so neanche da che parte cominciare. Insomma, me l'hai data piccola la fregatura a portarmi qui.
Non mi sono mai sentito più felice, accidenti. Colpa tua e anche di tua sorella. Vi voglio bene a tutte e due. Mi sono quasi scordato che io sono... Beh, manco la dico quella parola, guarda. Claudia, Claudia, di Claudia. Sto componendo. È jazz? Ma quale jazz? Questa è musica classica. Ti pareva? Ah, senti, Claudia, la sai la novità? Claudia, la sai sì o no? Questo però è jazz, vero? No, questo è che mi hai stufato. Sentiamo, che c'è di tanto importante? È affogato Mark Spitz? Ci mancherebbe. No, ti volevo dire che domani c'è il palio giù in città. Ti va di andarci? Ah, sai che bella novità, lo sapevo. Posso continuare? No, aspetta, Marco è d'accordo, mi dà un giorno di riposo. Vedremo, se mi va. Beh, può essere divertente. Con te appresso non credo proprio. Non fai altro che parlarmi di nuoto e di allenamenti. E perché? Di cosa dovrei parlare? Beh, ci sono tante cose più interessanti per una donna. E chi sarebbe la donna? Deficiente. E dai, con te non si può mai scherzare. Beh, fa un po' come ti pare. Contenta tu. Lo sai che ti dico? Io al palio ci vado da solo. Ciao. Grazie. Sì, sì, questo, questo. Bravo! Ti sta bene? Anche questo. Quanto costa? 30.000. Perché ti piace tanto suonare? E a te perché piace nuotare? Beh, perché mi sento più forte. E io più libera. Guarda che bello! Che sole! Che buffa! Ma che cos'è? Un carretto? È il carroccio? Sì, il carrettaccio. Dicendo, guarda che ha vinto il celeste, io ho scommesso su quell'altro. Tu non ci eri mai stato a vedere un palio, vero? Vedrai che è stato merito tuo. Portali qui. Agli ordini. Di, non ti ha detto niente tuo fratello? Che cosa? Che stamattina a corsa l'ho proprio stracciato. Ma non mi dire. A proposito, quando torna Marco? Che ne so, ha detto che restava a cena da quel suo amico. Come si chiama? Piero. Ah, sì, Piero. Ma perché non stiamo bene anche da soli? Beh, è la prima volta, devo ancora decidere. Ma scusa, se due sono buoni amici, anzi, più che buoni amici. Ah, carino sei. Mi potresti almeno chiedere come la penso. E come la pensi? Beh, tutto sommato non è che mi stai antipatico. Ah, ti sei sprecata, eh? E non fare lo stupido, pretendi che sia io a buttarmi. Ma scusa, che ti ho chiesto niente. E allora che aspetti? Chi io? E chi io? Lo sai almeno come si fa? Ma ti va di scherzare?
Ce n'ho avuto un sacco di ragazze. Solo che non posso, capirai. Un atleta come me è pure sotto allenamento. Le donne distruggono. E poi tu sei una ragazzina. Ah, ha parlato Matusalemme. Di, Claudia. Sì. Sai che ti dico? Io degli allenamenti me ne frego. Do, do, tira sulla mano. Re, re, mi, mi. Dai, do. Che c'è? Ti sei già stancato? È arrivato l'autunno. Amsterdam è ormai vicina. Non ho più tempo per imparare. Beh, nuotatore che sei. Hai paura di due gocce d'acqua. Coraggio ne ho. Ma è il tempo di studiare che mi manca. Per cui... Hai tutta la vita davanti a te. Puoi far tutto, basta averne voglia. Continua. Do, do, re, re, do, re, mi, fa, do. Senti, che ne diresti di andare a fare uno spuntino, eh? Do. Dai, vieni, Claudia. Andiamo a mangiare qualcosa. Dai, schiodati di lì. Okay, dai, mamma, che fame. Coraggio, alzati, dormiglione. Ti devi allenare. Oggi è l'ultimo giorno che stiamo qui. Sveglia. Diego? Diego? Diego. Cosa? Aiutami a portarlo in macchina. Sì. Lo sai che una volta i patti di amicizia si stringevano col sangue? No, che non lo so, lo sai che sono ignorante. E poi mica mi piace tanto questo fatto dell'amicizia fra me e te. Parla più piano, vuoi farli sentire a tutti i fatti nostri. Allora siamo più che amici. Che vuoi dire? Insomma, sei la mia ragazza. Beh, quasi. Non muovetevi, per favore, ragazzi. Ancora un istante di pazienza e abbiamo finito. E allora perché parti? E che c'entra? Mica me ne vado per sempre. Ti verrò a trovare. Per me questo è un anno molto importante. Proprio come per te. Ma a te la tua musica. Mi avete proprio rotto le scatole. Non bastano mica quelle quattro gocce di sangue che mi hai dato, sai. Se mi vuoi veramente bene, devi stare qui, vicino a me. Non abbiamo un minuto da perdere. Potremmo non vederci più. Ah, ti sei proprio fissato. Ma come ti è presa questa mania del tempo? Anche a me fa piacere rivederti, va bene? Su, sono forza. Ciao. Ciao. Beh, come ti senti? A guardarti niente male, si direbbe. Cosa c'è di bello in TV? Senti, ho comprato delle bistecche favolose, alte così, guarda. Stasera te ne preparo una. Grazie. Dai, non fare quella faccia, porca miseria. Marco. Eh? Non riesco a levarmelo dalla testa. Ma davvero non ci vengo ad Amsterdam? Ah, ma Diego... Fino ad oggi sono stato dalla tua parte, mi sembra di avertelo dimostrato. Ma se adesso, malgrado tutto, ti portassi in Olanda, sarei un pazzo. L'avrai visto anche tu che cosa potrebbe succedere, no? Ma voglio dire, potresti avere una ricaduta. E se ti capitasse proprio durante la gara, io non potrei mai perdonarmelo. Perché? Se non mi fai venire con te, non avrai rimorso. Marco, ti prego, se mi fermo adesso, è come se non fossi mai nato. Fammi tentare, Marco. Ci riuscirò, vedrai. Sai, io ho riflettuto a lungo a quello che hanno detto i medici. Non possiamo rischiare. Stai pensando alla salute di Diego? Ma sì, naturalmente. E non solo a questo. La responsabilità, se succede qualcosa al ragazzo, è soltanto nostra. E poi possono esserci delle visite di controllo. Ti rendi conto dei rischi che corriamo? Un illecito sportivo, è questo che vuoi dire? Devo pensare anche alla società, alla squadra, ai sacrifici degli altri ragazzi. No, non possiamo buttar via tanti mesi di lavoro.
Se resta una sola possibilità di vincere il campionato, non sarà con Diego, è inutile illuderci. E credi di sostituirlo? No! Prima dovrai sostituire anche me. Marco, cerca di ragionare. No, sei tu che devi ragionare. Per una volta, con questo, se togli a Diego la possibilità di fare questa gara, tu lo fai morire due volte. È vero, è importante la società, è importante anche la squadra. Però io, qualunque cosa succeda, il ragazzo me lo porto ad Amsterdam. Non bastava trovare un piccolo campione testardo. Mi doveva capitare un allenatore ancora più cocciuto di lui. Oh, ma te vuoi levare? Ragazzini, ma te ne vuoi andare? Che batta? C'è Diego! E sta fermo, là. Ehi, ciao, bello! Oh, è lasciato un pace! Dammi un beso. Su, ragazzi, smammate un po'. Ciao. Oh, ad Amsterdam mi batti tutti, eh? Speriamo. Buongiorno, dovrei ritirare degli oggetti personali di Diego Micheli. Chieda alla signorina di là. Grazie. Scusi, Diego Micheli ha dimenticato qui degli oggetti personali. Sì, un attimo, per cortesia. Maria, dammi un po' la roba del 220. Che è già morto quel povero ragazzo. Parla più piano, no? Qua fuori c'è una parente. Scusa, che ne sapevo? Tieni, c'è solo questo. Signorina? C'era solo questo, signorina. Ma dove è andata? Signorina! Hebt u, meneer? Dat kan toch helemaal niet, hè? Diego! Ah! Ma dove ti eri cacciato? Ci sono novità. Da un'occhiata a questo. È di Claudia, sarà qui domani. Andiamo via. Stop to in Me ne dai un goccio per brindare all'arrivo di Claudia? Niente da fare. Qua. No, dai, non fare lo spiritoso. E che sarà? Per un goccetto? Domani voglio vederti davanti a Van Tanger, non dietro. Mamma mia, quanto è forte! È bella Amsterdam. Di Marco, ci tieni quanto me alla gara di domani? Sì, Diego, proprio così. Sai, l'anno in cui ho dovuto smettere di nuotare, i campionati li fecero proprio qui, ad Amsterdam. Cercherò di vincere, Marco. Sì, certo. Cercherò di vincere anche per te. Perché tutto quello che sono diventato, io lo devo esclusivamente a te. No, Diego. Solo a te stesso, ma se domani sarai campione, la tua vittoria sarà un po' anche la mia. E sarai tu l'uomo che io non sono riuscito ad essere. Signore e signori, stiamo trasmettendo in Eurovisione con il Marco di Amsterdam, personaggio europeo di nuovo, categoria di signori. Subito dopo l'esibizione del momento 4, rosa prego sulla prima gara in programma di 400 metri.
Ma... Per favore, la prego, mi lasci andare. E qua sei ossia? No, per favore. Ede, io lì, io. No, parato, ma lasciami, io sto... Piscina, nuoto, campionato. Piscina. Piscina, no, nuoto. Okay. Qui, qui. Ja, nou begrijp ik het. Dit is de bloemenmarkt, zie je wel? Non può andare più svelto, per favore. La prego. Signore e signori, buongiorno. Siamo collegati in diretta dalla piscina Kunst di Amsterdam per trasmettere la finale europea della categoria Juniores. Il collega della televisione olandese sta già annunciando la gara dei 400 metri stile libero. Si tratta dei più validi campioni continentali. Seguito dalla bandiera rosso-crociata della Confederazione Elvetica è Fischer, seguito da Stahl della Germania occidentale e quindi da Thomas, inglese. Segue Diego Micheli, il nostro campione. Poi l'olandese Rick Van Tanger, accreditato con il miglior tempo in questa finale. Poi Ole Larsen, Svezia, quindi Millo, Francia e per ultimo Kolchok, Unione Sovietica. Passiamoli in rassegna i magnifici otto della finale dei 400. In corsia numero 1 Stahl della Germania occidentale. Come stai, ragazzo? È da ammirare. Ha più coraggio lui di tutti gli altri messi insieme. In Bambir, Dames und Herren, unser Mitmacher. Accreditato con il miglior tempo, il rappresentante della nazionale giovanile olandese, Rick Van Tanger. In corsia 5, il nostro campione Diego Micheli, unico finalista della nazionale giovanile italiana. Ecco gli atleti che si preparano. Ricordiamo che in sesta corsia gareggia l'inglese Thomas, in settima Vassili Kolchok, rappresentante dell'Unione Sovietica. Ecco, si stanno allineando sui cubi di partenza. Lo starter si prepara al via. Hoppi Platz! C'è una forza partenza del nostro Micheli. Più caccia, studi. Devo entrare, italiana, Diego Micheli, mio amico. Tenga. Gli atleti riprendono posto sui blocchi di partenza. Hoppi Platz! Quanti dei magnifici otto che stanno dando vita alla gara più attesa, più sentita, più seguita da tutti. Il pubblico infatti segue i suoi medi amici, qui in particolare Rick Van Tanger, il campione olandese. In questi primi metri sta mettendosi in luce. Vi ricordiamo che Van Tanger è accreditato con il miglior tempo, occupa la corsia numero 4. Ecco Van Tanger che si porta al comando. Alla virata dei 50 metri tocca per primo, seguito dal nostro bravo Micheli che occupa la corsia numero 5. Van Tanger e Diego Micheli quasi a pari. E Van Tanger comunque sempre al comando. Siamo quasi giunti ai primi 75 metri di gara. È sempre Van Tanger che guida. Il pubblico è tutto per lui, per il suo beniamino. Ma il nostro campione gli tiene...
Alla virata Diego Micheli accelera il ritmo. Scusate l'interruzione, ma evidentemente sta succedendo qualcosa. Lo speaker olandese sta ora chiedendo silenzio al pubblico. Dà una comunicazione. È una cosa che riguarda purtroppo il nostro atleta. Diego Micheli è gravemente malato, forse in pericolo di vita. Il fatto che sia lo stesso in acqua a gareggiare esalta la bellezza dello sport e la sua grandezza umana. Fortunatamente il coraggioso alfiere del nuoto italiano non sa che il pubblico ora conosce il suo dramma e sta già forzando i tempi. La sua azione sembra irresistibile. Ora Diego Micheli è passato con onore alla gara, corsia numero 5. L'atleta italiano sta dimostrando una classe eccezionale. Il ragazzo ha raggiunto qui in tutta umiltà e ora sta regalando ai nostri tifosi la speranza di un'impensabile vittoria. Il pubblico sta seguendo la grande, la maiuscola prestazione di Diego Micheli, che è riuscito a passare primo i 125 metri e si avvia ai 150 con un tempo che, se la gara continuerà con questo ritmo, non potrà non ritoccare e battere l'attuale record europeo juniore. Esalta la forza morale di questo giovane campione. Infatti sentite adesso, il pubblico è tutto con lui. Sentitelo quanto entusiasmo, è eccezionale. Dobbiamo dire che anche il pubblico olandese è con lui. Diego Micheli è al comando, corsia numero 5, sta fornendo una prestazione davvero travolgente. Tocca ora i 175, ancora una vasca e siamo alla virata dei 200 metri. In questo momento Diego Micheli è primo, la sua progressione è magnifica, esaltante, commovente. La gara è molto corta, campione, e nemmeno Rick Van Tanger riesce a resistergli. Magnifico, eccezionale, al passaggio dei 200 Diego Micheli ha stabilito un nuovo primato europeo dei 200 metri stile libero juniore. Impresa inaspettata, formidabile e commovente, soprattutto tenendo conto che il suo fisico è toccato da un male terribile. Questo ragazzo si sta comportando meravigliosamente. Stasera nella piscina Kunst è nato un nuovo grande campione, Diego Micheli. Nessuno dei nostri prima di lui era arrivato a tanto. Ma un momento, sembra che Diego Micheli stia rallentando il ritmo e questo favorisce la rimonta di Rick Van Tanger. Purtroppo la crisi che ha colpito il campione italiano sembra estremamente seria. Vediamo che è in netta difficoltà, rallenta il ritmo e respira fatica. Alla fine dei 250 metri Rick Van Tanger è passato nuovamente in testa. Diego Micheli coraggiosamente cerca di continuare. Diego ora sta lottando nel vero senso della parola contro quel liquido elemento che fino a pochi minuti fa gli era amico. Non vuole cedere, mette nelle sue disperate bracciate tutto l'orgoglio e la forza rimaste. Ma la sua azione è slegata. Adesso è Stael l'ha superato. Anche Larsen e Colciop lo superano, quasi appaiati. Poi è la volta dell'inglese Thomas. Anche Joseph Mino, Francia, che era ultimo, attacca Diego Micheli e lo supera. Diego Micheli è ormai nettamente distaccato, ma non si dà per vinto. È evidente che il suo fisico provato dal male non ha retto allo sforzo tremendo del record. L'atleta olandese intanto sta conducendo una gara maiuscola. Lo sport ha le sue leggi. Vorremmo parlare solo del nostro Micheli, ma il dovere di cronisti sportivi ci impone di seguire per voi la gara. Van Tanger è sempre primo. Più distanziati nell'ordine Stael, l'inglese Thomas, che sta rinvenendo veloce, Larsen, poi Colciop e in penultima posizione Millow. Ora Rick Van Tanger si stacca di prepotenza, mancano ancora due vasche. È sempre Van Tanger in testa. A 50 metri dall'arrivo, Van Tanger sta lottando con i suoi più diretti avversari. Manca poco ormai. Intanto continua la tragica gara. Il tragico sforzo del nostro campione, Diego Micheli, che ormai è stremato dalla fatica. Non ce la fa più. Il pubblico lo segue in un commosso silenzio. Anche noi siamo commossi. E non vorremmo che la nostra apparisse una facile retorica, ma questo dramma che non è più solo di Diego Micheli, ma di tutti coloro che ci seguono in questa telecronaca. Vediamo comunque la bellissima progressione di Rick Van Tanger, che ora tocca il traguardo, è primo! Primo, Van Tanger, primo! Vince la gara dei 400 stile libero in 4 primi e 3 centesimi. Continua sempre la tremenda fatica del nostro Diego Micheli. Molto bene,
Sono diventato un uomo. Sì, Diego. Il migliore. Il più forte che abbia mai conosciuto. Claudia. Diego, ti voglio bene. Diego. Oh,